La regina Elisabetta aveva un piccolo segreto per prendersi cura di sé ed è stato rivelato solo di recente. Nel corso dei decenni, Elisabetta II si è trasformata, spesso suo malgrado, in una vera e propria icona di moda. Come in tantissimi altri aspetti della sua vita, la regina è sempre stata molto costante in fatto di moda. Tanto che le sue sarte crearono una vera e propria inconfondibile divisa per la regina. La scelta ricadde su set sempre perfettamente coordinati di abiti midi, cappellini e cappottini che Sua Maestà impreziosiva sempre con preziosissime spille scelte dalla sua sterminata collezione di gioielli. Nonostante il fatto che avrebbe potuto sempre vestire come voleva, pettinarsi come voleva e truccarsi secondo le mode, Elisabetta non lo ha mai fatto. Nel corso del tempo si è abituata a giocare con i colori dei vestiti, scegliendoli spesso molto accesi per far sì che i suoi sudditi potessero notarla e riconoscerla tra la folla anche a grande distanza, ma, per quanto riguarda il trucco e i capelli, Elisabetta è sempre rimasta profondamente fedele a se stessa. Per fare un esempio, la sua pettinatura, che ricordava in qualche modo una corona nella parte sulla fronte, è sempre rimasta invariata per decenni, così come il make-up della regina, che ha sempre preferito truccare pochissimo gli occhi e puntare, di tanto in tanto, su tinte appena più accese di rossetto. Sembra però che Elisabetta II avesse un'assoluta fissazione per quanto riguarda le mani. Il segreto di Elisabetta per mani da regina: sempre lo stesso smalto. Il protocollo di corte, come sappiamo, è molto rigido sulle regole di abbigliamento per le donne. Solo per fare qualche esempio, le royals non possono indossare collant colorati, ma devono utilizzare esclusivamente quelli trasparenti o color carne. Non possono indossare minigonne o abiti che lascino scoperte le spalle o la schiena, almeno in occasioni ufficiali. Per quanto riguarda invece le regole del bon ton del make-up, le donne della famiglia reale non possono indossare smalto colorato e inoltre non possono portare unghie troppo lunghe. La loro manicure deve ispirarsi alla totale sobrietà, ma le loro mani ovviamente devono essere sempre perfettamente curate. La regina Elisabetta, a quanto pare, indossò una sola colorazione di smalto per gran parte della sua vita. Si tratta di una nuance rosa pallido di Essie, il Ballet Slippers 162, che oggi è tornata di gran moda e sta andando a ruba. Si tratta di uno smalto coprente, in grado quindi di nascondere le piccole imperfezioni delle unghie, ma che assicura comunque un look molto naturale e discreto.